Cosa è successo? Pomi d'ottone, mani su di scopa. Pronti a indossare maschera e boccaglio. Una raffica di eventi, concerti, appuntamenti letterari, quelli che accompagneranno la settimana della 56esima edizione della Barcolana, dalla rassegna Un mare di racconti sino al grande concerto dei Subsonica. Da ITS a Trieste Film Festival, i teatri della città che ritornano in Barcolana e poi il sabato 12 ottobre scenderà in città Marco Cavallo per ricordare i 100 anni dalla nascita di Franco Basaglia e il superamento dei muri psicologici con la legge 180, la grande riforma della psichiatria. Quindi si parte con il Subsonica il venerdì 4 ottobre e poi avremo la sesta edizione di Barcolano Mare di Racconti grazie ad Alessandro Mezzenalona. Quindi davvero un programma straordinario per raccontare il mare. Vabbè, la Barcolana lo sappiamo da molti anni, tira quello che è la qualità, il cambiamento, il ritmo con cui ci muoviamo a livello di eventi che non sono prettamente sportivi per la Barcolana ma che sono diventati nel tempo anche culturali. Noi oggi appoggiamo come Comune di Trieste la Barcolana anche in questo caso come l'altro anno attraverso un concerto, ma non solo, perché vediamo che oggi si presenta quella parte di Barcolana che più interessa l'area di cui io mi occupo, che è la cultura. Cosa possiamo dire? Possiamo dire che è un'operazione in cui c'è un grande gioco di squadra, perché a riuscire a organizzare un evento come la Barcolana prescinde proprio da quelle che sono abbandonare delle vecchie regole, un po' dilettantistiche, con cui la città è anche andata avanti, ma anche positive, per passare a interventi più strutturati, interventi più impegnativi, però che stanno portando un indotto straordinario. Dunque, da domani l'EXO, ovvero il Museo della Letteratura Trieste, sarà aperto al pubblico ogni giorno, eccetto il martedì dalle 10 alle 17, la domenica fino alle 13. Situato all'interno di Palazzo Biserini, in Piazza Ortis, l'EXO non si concentrerà soltanto sui nomi tutelari della letteratura triestina del Novecento. Accanto a Saba, Svevo e Joyce ci sarà posto per tutti quegli autori che riconoscono nella nostra città un luogo privilegiato. Un fil rouge che unisce Slata per Amagris, Tomizza, 48 Gambini, Roveredo a e l'elenco onnicomprensivo sarebbe lunghissimo. Letts li racconterà tutti attraverso una serie di metafore narrative che sono anche i principali veicoli della comunicazione letteraria dei periodi via via focalizzati. Ci sarà ad esempio un'edicola della città che ne racconterà la storia collegandola alla letteratura che ne è stata precisa espressione. La libreria degli scrittori renderà loro omaggio attraverso una serie di oggetti, ovviamente soprattutto libri, dislocati su due grandi tavoli da lavoro. Qui ci saranno anche delle chicche. Il primo libro letto da Claudio Magris è un'immagine di Fulvio Tomizza che rappresenta, di fatto, lo svolgersi della sua vita. I visitatori potranno leggere i volumi messi a disposizione 2000 in uno spazio apposito. Il cinematografo delle storie presenterà alcune di quelle raccontate dai libri presenti in libreria. Da esso si passa alle nuove configurazioni dei musei dedicati a Svevo, Joyce e Saba, presentati d'ora in avanti con allestimenti decisamente più coinvolgenti. A chiudere Letts, uno spazio polifunzionale che sarà utilizzato per mostre temporanee, conferenze, letture e presentazioni. Riccardo Cepak, Cristina Fenu, Laura Pelaschiara, Susan Petri, Manuela Salvadori hanno curato l'allestimento del museo. Lorenzo Greppi, progettista. Ancora avvistamenti di cinghiali in città, l'ultimo nel fine settimana nella zona di Cattinara, con i residenti spaventati e incerti sul da farsi di fronte a un atteggiamento che è presente e parso particolarmente violento da parte degli animali impegnati in una zuffa. Lucio Ulian, già comandante della stazione forestale a Duino e a Trieste, spiega qual è il comportamento da tenere in caso di incontro con gli ungulati. Stare lontani più possibile al cinghiale. Il cinghiale è un animale molto forte, per cui può essere pericoloso per l'uomo. Non spaventarlo, non precludergli le vie di fuga, queste sono cose fondamentali. Se si hanno dei cani, tenerli al guinzaglio. Se si vengono attaccati, per il cane è il nemico naturale
del cinghiale, e qualora si è aggrediti dal cinghiale, sia un cane, mollare il cane. Sono ormai sempre più frequenti le segnalazioni vicino a strade e case a Trieste di questi animali selvatici che, spiega l'esperto, hanno un carattere opportunista. Come il topo, come il ratto, come il gabbiano, sono animali molto che si adattano a tutti gli ambienti, per cui riescono a vivere dove altre bestie non riescono, per cui c'è un aumento notevole, c'è una carenza di predatori naturali. Trieste ha un problema più che altre città, un po' come Genova, perché c'è una compenetrazione fra ambiente naturale e città che fa sì che il cinghiale entri in città naturalmente. C'è un altro aspetto: la parte superiore di Trieste è calcarea, sotto c'è il flis, per cui dal flis fuoriesce l'acqua e il cinghiale ha bisogno dell'acqua. A Trieste, vicino alle città, i cinghiali trovano il cibo. Tra i consigli per tenerli lontani c'è anche quello di avere recinzioni adeguate per orti e giardini e di curare la vegetazione delle aree più vicine alle abitazioni. C'è una prassi negativa sia per il cinghiale sia per le persone di dar cibo agli animali. Vi ricordate il cucciolo femmina di Tursiope, la cui carcassa era stata trovata tra gli scogli di Muggia poco più di un mese fa? I biologi dell'area marina protetta di Miramare comunicano che i primi esiti delle indagini necroscopiche condotte dai medici veterinari del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell'Università di Padova hanno rilevato una causa di morte naturale di origine infettiva. Sono invece ancora in corso le valutazioni per identificare l'agente infettivo responsabile del decesso dell'animale. L'autopsia ha anche confermato che si trattava di un delfino giovane e debilitato, di sesso femminile e ancora dipendente dalla madre e dal gruppo familiare. Non sarà invece possibile risalire alla causa di morte della balenottera comune che il 30 agosto è stata trovata incastrata sotto i pontili di Porto San Rocco a Muggia. Lo stato avanzato di decomposizione in cui versava la carcassa e l'impossibilità da parte dei veterinari di analizzare l'animale fuori dall'acqua non ha permesso di predisporre una valutazione completa del caso. Rimane dunque il giallo. Il tassello di tessuti prelevato dagli esperti del CERT i giorni successivi via mare sarà invece utile per fornire dati genetici sulla balenottera e quindi sulla specie in Adriatico. Paletta, giacca Catarì frangente, abbonamento del bus gentilmente offerto dalla Trieste Trasporti, da quest'anno anche il cappellino e via, pronti per agevolare il transito ai piccoli alunni che da domani, per buona parte, incominceranno l'anno scolastico. In 50 oggi a rappresentare la categoria dei nonni Paletta, nell'ormai consueta cerimonia di consegna degli abbonamenti e gli auguri di buon inizio attività. Abbiamo presentato il servizio per l'anno scolastico 24-25, una cinquantina di nonni Paletta, sono una risorsa fondamentale per la nostra città, un importantissimo punto di riferimento per i genitori ma anche per i ragazzi che grazie a loro iniziano in qualche modo a diventare autonomi e sono anche un bellissimo esempio di persone che lavorano per il bene comune. Sono onorato di essere qui quest'anno, è il sesto anno da quelle 2016 che raccogliamo le firme. Ci sono delle grosse novità, siamo riusciti ad ottenere grazie anche all'impegno dell'assessore De Gavardo i cappellini che loro chiedevano tanto e probabilmente a presto anche le manteline. In più siamo riusciti ad ottenere un piccolo aumento, che non è tantissimo, ma secondo me è un buon inizio. Io penso che loro debbano essere contenti dell'impegno dell'assessore e di un po' tutta l'amministrazione. Ci sono poi numerosi episodi che riguardano i nonni Paletta, per lo più viene instaurato un rapporto di cordialità con genitori e bambini, ogni tanto poi capita anche qualche screzio con gli automobilisti. Anni fa ho fermato uno che andava un po' veloce, si è fermato, hai un po' inveito. Ho chiamato la polizia, però ho detto, voglio fare denuncia? No. Era il figlio di un mio collega, mi ha portato il Bella Vista a casa, quindi siamo diventati amici. Vede? Quindi alle volte c'è anche la ricompensa. A fine cerimonia è stato consegnato a nonna Giovanna, in rappresentanza di tutti i presenti, una gigantografia dell'abbonamento bus della Trieste Trasporti. Secondo noi l'attività repressiva deve essere l'ultima ratio. Noi cercheremo di
dare il nostro meglio, soprattutto per quella che è l'attività preventiva. Prevenzione e lavoro di squadra sono le parole d'ordine del nuovo comandante dei Carabinieri di Trieste. Giunto lunedì in città, proveniente da Gioia Tauro, il colonnello Gianluca Migliozzi si è presentato ai giornalisti con l'obiettivo di rendere migliore la città, indicando tra le sue priorità la lotta a livello preventivo del fenomeno delle truffe agli anziani, ma anche ai comportamenti antisociali dei più giovani che nell'ultimo periodo a Trieste sono spesso sfociati in episodi di microcriminalità legati alle cosiddette baby gang. E quindi tutte le fasce deboli, le persone anziane, per tentare di prevenire il fenomeno delle truffe agli anziani e i ragazzi. E quindi cercheremo di sul territorio di incontrare, ovviamente concordandone con i dirigenti scolastici, i giovani all'interno delle scuole e facendo anche delle visite all'interno dei comandi per far comprendere meglio quella che è proprio la nostra attività istituzionale. Il lavoro quotidiano dell'arma, secondo il colonnello Migliozzi, deve essere un tassello della macchina della sicurezza, una tessera di un mosaico che viene composto nel Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica coordinato dal prefetto. E il primo approccio con la nuova realtà del territorio è stato positivo. Con grande umiltà cercheremo di approcciare le problematiche specifiche di Trieste e del suo territorio, di quelle che sono, che connota il suo proprio territorio, con un lavoro di squadra, ripeto, vorrei sottolinearlo nuovamente. Quindi questa squadra che è composta da tutte le forze di polizia e dal coordinamento del prefetto, che veramente mi ha accolto in una maniera incredibile, mi ha fatto sentire subito a mio agio. 350 stand da 45 paesi suddivisi nei tradizionali 14 borghi. Sono i numeri essenziali dell'edizione 2024 di Gusti di Frontiera, presentata quest'oggi a Gorizia, in programma dal 26 al 29 settembre. Madrina dell'inaugurazione Tessa Gelisio, direttamente da Cotto e Mangiato su Italia 1. Gorizia dunque capitale dei sapori del mondo, dal cibo di strada alle specialità esotiche, passando per la tradizione. Una grande festa per tutto il nord-est. Ovviamente per Gorizia e per il Friuli Venezia Giulia è la più grande kermesse enogastronomica del nord Italia ed è il piacere perciò di coniugare l'amicizia con la cultura e con la tavola. Al di là degli stand lungo la città, alcuni legati direttamente alle nazioni rappresentate, l'edizione numero 19 di Gusti di Frontiera ospiterà in Piazza Cavour e in Piazza Sant'Antonio gli stand istituzionali, fra tutti quello di Io Sono FVG, che proporrà le degustazioni dei prodotti tradizionali d'eccellenza del territorio, che troveranno spazio anche all'interno del Salotto del Gusto, appuntamento che ritorna a Gusti di Frontiera, curato da Nicola Santini e Fabiana Romanutti. Quattro le giornate tematiche all'interno del salotto, cui parteciperanno Andrea Mainardi, Carlo Spallino, Isabella Breda e altre personalità note del mondo del cooking. Abbiamo visto come negli ultimi anni lo scenario turistico sia stato particolarmente influenzato da quello che è il turismo goloso, quindi ci si muove per andare a provare prodotti locali e questa è una vetrina d'eccellenza che darà la possibilità alle nostre realtà di farsi conoscere su un territorio più ampio. Gli stand apriranno dalle 13 all'1 di giovedì 26, venerdì e sabato dalle 10 alle 3, domenica dalle 10.30 alla mezzanotte. Durante Gusti di Frontiera numerose saranno le aperture straordinarie o gratuite di luoghi di cultura e mostre. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Marcello Medau, torna alle origini impegnandosi in una situazione che riguarda via Mazzini, la via dove un po' tutto il suo percorso politico era incominciato. Oggi vive di situazioni differenti rispetto al passato. Non c'è la sensazione di una via riconvertita al traffico privato, ma nonostante ciò sembra verificarsi un nuovo problema, legato sempre alla viabilità, o meglio dire alle soste. I numerosi mezzi deputati al carico-scarico percorrono e stazionano lungo la via per le proprie attività, intralciando in alcune situazioni le manovre degli autobus, che in quella via sono fra i protagonisti esclusivi del transito. Medau prova un'opera di mediazione anche grazie alla collaborazione dell'assessore alla polizia locale Caterina De Gavardo e al comandante Walter Milocchi, identificando in via San Spiridione una valvola di sfogo per poter collocare le soste dei mezzi che hanno necessità di caricare e scaricare merci e materiale vario. La settimana scorsa ho avuto un incontro con l'assessore De Gavardo e con il comandante Milocchi per cercare un po' di capire cosa si può fare. In effetti quella zona è un po' priva di zone di spazio carico-scarico, quindi si parlava un po'
forse di creare uno sfogo in via Sasperidione, di creare altri punti di carico scarico affinché poi loro riescano a fare il lavoro. In via Mazzini c'è una regola ben precisa, si può scaricare e caricare dalle 5:30 alle 9 di mattina, quindi magari si potrebbe aumentare, 5:30 non ha senso che ci sia, posticipare un po' questo, aumentare un po', però dopo far rispettare la regola. Si può scaricare solamente verso, andando dalla Marina in su, dalla parte destra, invece lì ora come ora c'è un gran caos e non credo che sia corretto che il mezzo trasporto pubblico debbano fare gincana. Una dinamica che però non torna all'assessore comunale alle politiche del territorio Michele Babuder, il quale, sentito telefonicamente, ha sottolineato con fermezza che più che creare nuove zone di carico e scarico, a suo dire assolutamente non in programma, sarebbe più efficace da parte del corpo municipale far rispettare quelle esistenti, multando o allontanando quando possibile i mezzi che non hanno titolo a permanere su quegli spazi. Che aggiunge, sono anche stati arricchiti da nuove aree in via Genova e Bellini, aggiunto quelli in via Santa Caterina e Corso Italia. Ma tanti anni fa sono venuti a tagliare, ma adesso guardi, vengono fuori i topi come le galline quasi. La signora Aurelia Bonazza non demorde nella sua lotta contro i ratti. Qualche tempo fa, raccontato oggi durante Sveglia Trieste, uno di essi, fra i molti che infestano la zona circostante la palazzina di via Flavia dove abita, se l'era trovato in soggiorno al terzo piano. È peggio adesso, a parte che su non è venuto, ma sono qui che di giorno non si può neanche venire giù perché io ho il terrore per vedere i topi. Facile immaginare le ragioni che consentono il prosperare di quella che a questo punto potrebbe essere definita una vera e propria colonia. C'è infatti in zona parecchio verde e in più di una di queste aree verdi la vegetazione incolta e chissà cos'altro rappresentano il terreno ideale. Grazie. Intendiamoci, alcune zone vengono ripulite. L'ultima in ordine di tempo, un piccolo terrapieno retrostante un supermercato. Hanno tagliato tanti anni fa, non so, mi meraviglio che non hanno ancora tagliato, perché l'altra settimana hanno tagliato là, che ho detto che anche là protestavano che veniva i topi fuori. Non basta quantomeno per la signora Aurelia, la quale nel frattempo divenuta esperta nell'indicazione delle zone dove i topi si annidano, semplicemente chiede che la potatura sia estesa anche a quest'area verde, che davvero sembra essere stata dimenticata. Matteo, una grande soddisfazione queste medaglie al collo, frutto di tanti sacrifici, di tanti allenamenti, di tanta voglia di arrivare in alto. Penso di aver realizzato un sogno incredibile, un sogno che ogni atleta ha quando comincia a giocare il proprio sport a 21 anni, essere campione europeo, mondiale e olimpico è qualcosa di indescrivibile che mette davvero i brividi solo a pensarci. Abbiamo scelto questo tipo di vita, è un tipo di vita molto duro, ma penso che le emozioni sono enormi. Adesso fondamentalmente che hai raggiunto il livello così alto, sarà dura mantenerlo. Assolutamente, mantenere il livello è difficile ma è una cosa molto stimolante, perché tornare in palestra già la prossima settimana sarà importante per me per cercare di mantenere il livello e mantenere la posizione in classifica che ora mi vede in cima, numero uno al mondo, però cercare l'obiettivo principale è quello di rimanere entro i primi quattro al mondo per essere testa di serie ovviamente nei tornei e poi vedere chiaramente di giocare ogni torneo al massimo, arrivare, prepararlo nel modo migliore, cercare di arrivare fino in fondo. Dove senti di dover migliorare, anche se sei arrivato diciamo in testa a tutti nella tua categoria? Credo che nello sport, come anche nella vita, in ogni ambito lavorativo, non si smette mai di migliorare, non si smette mai di imparare, assolutamente. Bisogna essere sempre umili, rimanere come lo faccio, come l'ho fatto e come lo farò, cercando chiaramente di migliorare sotto tutti i punti di vista, mentale, cioè non avere le pressioni, non sentire troppo la pressione nelle gare e dalla stampa, di tutti coloro che si avvicino, ma cercare di migliorare praticamente, tecnicamente, portare degli aggiustamenti, anche magari fisici se serve, quindi insomma quello è la cosa importante. Ultima domanda che è più una curiosità, abbiamo visto molte foto, alcuni video che ti ritraggono mentre esulti mostrando i muscoli, è un modo particolare che ti sei diciamo inventato da zero oppure ti è venuto distinto? Assolutamente, mostrare i muscoli per me è importante perché dimostro a tutti quanti come nonostante la pochissima massa muscolare non contino i muscoli ma conti ciò che si ha nella testa, ciò che è la concentrazione, la determinazione di voler vincere, di voler arrivare fino in fondo in ogni sogno, obiettivo che sia. La parola
Trieste Next è sempre sul pezzo riguardo agli argomenti che hanno a che fare con il mondo della scienza e che guardano alle sfide attuali, ai punti di forza, di debolezza e opportunità e alle minacce, come una buona analisi SWOT insegna. La 13ª edizione si intitola Gli orizzonti dell'intelligenza. Saranno ospiti oltre 300 relatori per 3 giornate, 27, 28 e 29 settembre, che nel villaggio scientifico di Piazza Unità si confronteranno e approfondiranno le nuove frontiere della tecnologia. Come dice il titolo, il focus sarà appunto sul rapporto tra intelligenza umana e intelligenza artificiale, quindi avremo più di 400 ospiti, 120 in italiano e in inglese, che parlano proprio di questo. Abbiamo un parterre di relatori veramente internazionale, partiamo appunto con il premio Nobel per la fisica Andrea Geim, che sarà qui a Trieste, ci sarà il premio Oscar, il maestro Nicola Piovani, che farà con noi un discorso sul rapporto tra cultura e scienza. Difficile riassumere in breve le tantissime attività della rassegna, oltre 120 in italiano e in inglese, che affronteranno temi chiave del dibattito scientifico e culturale attuale, dal rapporto essere umano-macchina alla sostenibilità, dall'alimentazione alla medicina di precisione. Anche quest'anno in primo piano le attività rivolte alle scuole. Io sono lieto che molta dell'attenzione è dedicata proprio alle scuole, ai giovani e ai giovanissimi, per accompagnarli verso un concetto, un'idea di cittadinanza consapevole, responsabile e costruttiva. Il tema dell'intelligenza artificiale è un tema di assoluta attualità, sappiamo come sta entrando in tutti i settori della vita delle persone, che ci piaccia o meno, e va affrontato, va compreso, va capito, e bisogna anche capire quali sono i rischi che si possono correre con questa forza dirompente dell'intelligenza artificiale. Trieste Next è promosso dal Comune di Trieste, dall'Università ItaliPost, Area Science Park, dall'OGS e dalla SISSA, con l'appoggio della Regione e la partnership, fra gli altri, della Fondazione CR Trieste, Generali e Acegas APS AMGA. Ecco, Giuseppe, titolare del Bar Vittoria, ci conferma che le persone stanno venendo qui nel vostro esercizio per firmare questa petizione, per chiedere a Poste Italiane di ripensare la chiusura della Poste Via Combi e quella di Gretta. Come sta andando? Sì, la gente viene e domanda esclusivamente di venire a firmare. Quindi penso che sia stato fatto un discorso di sensibilizzazione abbastanza buono fino ad adesso. E io ho messo a disposizione un banchetto qui e vedo che le firme continuano ad andare sempre bene. Ma nel bancone del bar si parla di questo, quindi? Sì, ma non è che si parla da oggi, si parla da tanto tempo, perché la posta qui in Via Locchi è rimasta chiusa per mesi per presunti lavori di ristrutturazione. Lo conferma Giuseppe, lo confermano le centinaia di firme che sono state siglate nei moduli del Bar Vittoria in Via Locchi. Esercizio che riguardo i moduli, poi la raccolta firme, volte a chiedere a Poste Italiane di ripensare alla chiusura dell'ufficio di Via Combi e quello di Gretta, è in buona compagnia. Sono una quindicina gli esercizi a San Vito che hanno disposto banchetti e modulistica cercando il coinvolgimento dei residenti, a cui si sommano anche quelli di Gretta. Il servizio postale nel rione di San Vito andrebbe a mancare praticamente del tutto, e con esso, evidenzia Giuseppe, titolare del Bar Vittoria, anche il post. Ma forse la carenza più pesante in questa situazione. Non è in sé per sé che manca l'ufficio postale per fare i pagamenti, perché ci sono altri sistemi di pagamento. E il bancomat, il postamat. Non hanno più a disposizione il postamat. E io questo ritengo che sia uno sbaglio di Poste Italiane, perché tanti mi dicono: cosa faccio io di questo benedetto bancomat, le poste che non posso andare in nessun ufficio postale? Anche questa è una cosa vera, e mi sembra strano che su questo argomento le poste glissino o non diano una risposta. Una zona per la decompressione sensoriale per persone con disabilità. Lo spazio è aperto da oggi all'immaginario scientifico al magazzino 26 del Porto Vecchio, grazie alla collaborazione con l'Università di Trieste e con il contributo di Fondo Sviluppo FVG. Si tratta di una particolare seduta rivestita in materiale fonoassorbente, un innovativo elemento d'arredo realizzato nell'ambito di un progetto di ricerca europeo guidato dalla professoressa Scavuzzo del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Trieste. La poltrona sensoriale è pensata per favorire il benessere sensoriale di persone con autismo o altre forme di deficit sensoriale o cognitivo, ma può anche ospitare mamme in gravidanza o con bambini piccoli, visto lo spazio disponibile fino a 2 persone. A partire dalla nostra fondazione abbiamo sempre avuto una grande attenzione all'inclusività. Noi vogliamo essere la scienza di tutti e per tutti, e in questo caso abbiamo pensato a tutte quelle persone e soprattutto a tutti quei momenti nei quali tutte le persone
persone possono trovarsi in difficoltà. Laddove c'è tanta confusione, tanto rumore, quando si è stanchi, quando si è molto piccoli, quando si è anziani, quando si soffre di qualche malattia, si ha bisogno di trovare un'area di decompressione sensoriale. E all'interno del museo, all'interno del percorso, quindi non in modo separato, abbiamo costruito questo spazio. In particolare questa sedia, questa poltrona, che è uno dei prototipi di un progetto europeo di cui l'Università di Trieste è appunto partner. E un altro partner importante è la Fondazione Progetto Autismo Friuli Venezia Giulia, quindi con cui noi lavoriamo anche con una forma di coprogettazione, cioè progettiamo spazi, angoli nei luoghi pubblici o parti di abitazione insieme a giovani adulti nello spettro autistico. A completamento dell'area vi sono anche elementi in materiale fonoassorbente e due pannelli informativi. Non solo un luogo di pausa e rifugio, ma anche uno strumento di divulgazione scientifica. E la situazione è che c'è fin di acqua che viene giù perché ha rotto un torrente qua sopra. Siamo a Muggia, in località Vignano, dove il torrente Menariole è esondato e ha trasformato in torrenti invece le strade del abitato, con diverse abitazioni a rischio, allagate, monitorate dai vigili del fuoco che, come vedete, stanno andando a monitorare via via la situazione per capire quella che potrebbe essere l'evoluzione. In questo punto, al civico 20/A, il torrente ha portato con sé anche diversi tronchi come questi, rendendo chiaramente l'azione dell'acqua ancora più pericolosa. Dietro a noi c'è questa abitazione, che è una di quelle che ha pagato lo scotto in modo più pesante. Vedete la signora all'interno del garage con le paratie per tentare di arginare l'invasione dell'acqua. È esondato il vicino torrente? Sì, è esondato qui, questo è il Menariol, è uno dei torrenti che stiamo monitorando, ma sta creando abbastanza problemi. Qua c'è una zona industriale anche qua, con allagamenti, e adesso stiamo aspettando la protezione civile con i sacchi per fare un primo soccorso. Le persone sono monitorate nelle case, sono queste che le abbiamo appena avvisate. I vigili del fuoco sono andati verso i laghetti delle Noghere. Ci sono altre due abitazioni, per adesso non ci sono problemi e quindi hanno comunque il contatto dei vigili del fuoco, qualsiasi cosa arrivano immediatamente. E adesso stiamo monitorando l'ospo, che fino adesso è sotto i livelli di guardia. Però preoccupazione per il Menariol, che è questo, che ha esondato, che ha buttato giù tutte le paratie a monte, e quindi l'acqua che sta venendo giù è parecchio importante. La situazione è peggiorata ulteriormente nella tarda mattinata. In un primo momento si pensava di monitorare le persone, i residenti in casa, poi invece le abitazioni sono state evacuate, 8 in tutto, da parte dei vigili del fuoco, dei pompieri, attorno alle ore 12:30, quindi 8 famiglie sono state evacuate dalle loro case e attendono naturalmente di rientrare appena sarà cessata l'emergenza. Sono oltre 132.000 gli studenti della Friuli Venezia Giulia pronti a tornare in classe. L'anno scolastico in regione prenderà il via ufficialmente mercoledì 11 settembre, anche se in qualche istituto, come consentito dall'autonomia scolastica, la prima campanella è già suonata. Secondo i dati diffusi dall'Ufficio Scolastico Regionale, gli alunni iscritti agli istituti statali per il 2024-2025 sono in totale 132.587, in diminuzione rispetto al 2023-2024, quando tra i banchi si contavano 134.839 studenti. Il calo è dell'1,67%, pari a 2.252 unità in meno. Nel dettaglio, per quanto riguarda gli istituti con lingua di insegnamento italiana, gli alunni che quest'anno frequenteranno la scuola dell'infanzia in Friuli Venezia Giulia saranno 12.131, 479 in meno rispetto all'anno precedente, pari al 3,80%. Quelli che frequenteranno la scuola primaria sono 39.413, meno 1.121, 2,77%. Alla scuola secondaria di primo grado gli iscritti sono 27.664, meno 580, pari al 2,05%, alla secondaria di secondo grado 49.454, 2 in meno rispetto
allo scorso anno scolastico. Le scuole con lingua di insegnamento slovena accoglieranno invece 731 iscritti all'infanzia, meno 7, pari allo 0,95%, 1351 alla primaria, meno 45, pari al 3,22%, 874 alla secondaria di primo grado, meno 41, vale a dire il 4,48%, 969 alla secondaria di secondo grado, 23 in più rispetto all'anno precedente, pari al 2,43%. Cos'è successo? Come dottone, mani su di pronti a indossare maschera e boccaglio.